Fa troppo caldo per fare video. Ci proviamo, ma fa caldo. Guardate questa immagine. Esiste una figura, il soggetto, quello che dà il nome a questa fotografia. Diremo infatti che è un ritratto. Per inciso è il ritratto di Egon Schiele. Poi abbiamo lo sfondo, che è tutta quella parte di fotografia che non è il soggetto. Soggetto e sfondo sono separati idealmente da un confine che nel nostro disegno è rappresentato dalla linea di contorno della figura. Di fronte ad un'immagine, sia essa un dipinto, un disegno oppure una fotografia, chiunque, soprattutto se non è un addetto ai lavori, è portato a sottovalutare lo sfondo, concentrandosi quasi esclusivamente sul soggetto. In realtà la relazione tra figura e sfondo è fondamentale. Potremmo dire che da Giotto in poi è uno dei principi formali su cui si fonda la pittura occidentale. Saper leggere la relazione tra i diversi elementi che compongono il dipinto o il disegno significa comprenderne la forma, al di là del soggetto o del significato, sempre che ci sia. Questa forma, è bene ricordarlo, è prima di tutto una superficie piatta, bidimensionale. L'osservatore più o meno ingenuo tende a dimenticarlo, soprattutto se il disegno imita alla perfezione la tridimensionalità e l'effetto di profondità. Ma un disegnatore che sa fare il suo mestiere ne è sempre consapevole e ha nei confronti di questa superficie un atteggiamento molto democratico. Non ci sono a priori centimetri quadrati che siano più importanti di altri, anche se, come spesso capita in un disegno, ci sono parti di superficie completamente vuote. In questi casi è nella relazione tra pieno e vuoto che il disegno prende forma. Se avete seguito le mie lezioni sin dall'inizio, vi ricorderete che il secondo video è dedicato agli spazi negativi come metodo per costruire un disegno corretto. Il concetto è lo stesso, ma in questo caso l'inversione tra figura e sfondo, tra pieno e vuoto, è usata dal disegnatore per fini espressivi. Eccoci a un punto importante. Il nostro osservatore ingenuo è convinto che il pieno sia la figura e il vuoto sia lo sfondo. Non è sempre così. Per disegni come questo, non è raro che si agisca sullo sfondo, per contrastare meglio la figura e fare risaltare la tonalità del foglio. E a partire da ciò che avete visto in questo esempio, si può agire sulla relazione figura-sfondo in maniera più evidente. Guardiamo questi due disegni. Sono simili, nel senso che raffigurano lo stesso soggetto. Ma le pennellate, i segni, la densità del colore sul foglio sono invertite. Nel primo disegno, come ci si aspetterebbe, mi sono concentrato sulla figura, senza particolare attenzione allo sfondo. Nel secondo esempio, invece, è lo sfondo che delinea in negativo la figura, che tranne alcuni segni è vuota e quindi visivamente più leggera del resto dell'immagine. Per sottolineare che il bianco della figura è rappresentato dal vuoto del foglio, può essere utile non terminare la campitura nera, anche per evitare un contorno troppo didascalico, oppure per dare un effetto di non finito che alleggerisce ulteriormente il peso della composizione. In questi due disegni di Egon Schiele, quello della fotografia iniziale, possiamo ritrovare le stesse due modalità invertite di pieno e di vuoto. È un primo esempio di come si possa giocare con la relazione figura e sfondo per dare un carattere al nostro disegno. In realtà il ventaglio delle possibilità espressive è molto più ampio. Come sempre è meglio andare per gradi. Iniziate da un'immagine in cui lo sfondo è uniforme e cercate di orchestrare i pieni di vuoti avendo come massimo pieno proprio lo sfondo. In questo caso ho usato una tecnica mista. Ma la scelta degli strumenti è abbastanza indifferente. Quello su cui dovete concentrarvi è la vostra interpretazione del soggetto.
C'è quindi una gerarchia tra i segni che si sovrappongono su un foglio. Molto spesso esiste un segno alfa che è dominante su tutti gli altri segni. Per esempio perché è più scuro, più deciso nei contorni, o semplicemente perché è l'ultimo segno tracciato e copre parzialmente i precedenti. Ma a volte in questo gioco di forze entra anche il vuoto del foglio. Guardiamo ora questa immagine. È il manifesto che Gustav Klimt ha disegnato per la prima mostra della secessione. Siamo ancora a Vienna nel 1897. Anche in questo caso abbiamo un'inversione tra pieno e vuoto, tra figura e sfondo, simile ma di altra natura. Il grande spazio bianco che occupa la parte centrale del foglio è in realtà un muro. Lo si vede dal cornicione del bordo superiore. Ad un vuoto del foglio corrisponde quindi la raffigurazione di un pieno, ed un pieno molto consistente, pesante, un alto basamento senza aperture. La parte superiore, quella in cui si svolge la scena, è ovviamente densa di segni, ma accostata al muro in primo piano si alleggerisce, diviene sfondo, anche le cose più vicine vengono proiettate in profondità. Non è così strano, il supporto su cui disegniamo, prima di essere utilizzato, è pura materia. Sono i nostri segni che lo trasformano in immagine, cioè in qualcosa di più immateriale. Il contrasto tra queste due nature rende il disegno più interessante. E forse è questa la vera ambiguità tra il pieno e il vuoto. Ci vediamo presto.